Buonasera, ben trovati all'appuntamento con le breaking news di Teletruria, la cronaca giudiziaria. Nuova udienza per il processo Coingas. In aula testimoniano i sindaci che hanno riferito circa i colloqui con i revisori dei conti. La cronaca, 42enne denunciato per aver provocato due incidenti nel giorno di Pasquetta, uno a San Zeno e l'altro nei pressi di Alberoro. Dopo il secondo incidente l'uomo è scappato a piedi, probabilmente per evitare l'alcol test. Bilancio veramente soddisfacente per il ponte di Pasqua a Sansepolcro, moltissimi i turisti. Sono stati tre giorni che hanno molto valorizzato la struttura museale Biturgenze e tante visite, soprattutto al dipinto La Resurrezione di Pier della Francesca. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.